contesti che guarda dove si trovano le teorie. Le teorie possono essere come ZFC, come l'aritmetica di Peano, per esempio, e quelle sono in un'area della mappa che è molto più complicata, i suoi modelli sono più complicati di classificare. All'altro estremo della mappa ci sono delle teorie come gli corpi algebricamente chiusi, per esempio, è un esempio famosissimo, dove la classificazione è molto più facile, dove ci sono invarianti molto più diretti. E poi, in between, nel mezzo dei due estremi, c'è tutta una mappa che emerge, dove la classificazione può diventare più difficile se si va qui, più facile se si va in giù a sinistra, ma appaiono molti nomi come stabile, NIP, dipendente, semplice, simple theories, e così, NTP2, no tree property of the second kind, e così. E le teorie del primo ordine vengono allora organizzate e questa organizzazione continua. Adesso c'è una mappa interattiva qui a forkinganddividing.com. Gabriel Conant è molto interessante perché potete guardare se toccate lì e avere delle proprietà di questa mappa che diventa più sofisticata se volete. Allora, questo è quello che molti in teoria i modelli oggi chiamano la mappa dell'universo. È una cosa molto diversa di quello che noi in teoria insieme chiamiamo la mappa dell'universo, ma è anche un universo e ci sono delle connessioni fra i due universi. Qui c'è un universo di teorie del primo ordine in questa mappa, o forse teorie oltre primo ordine in mappe più estense, se volete. Allora, all'inizio del secolo scorso, Steinitz dimostrò che la geometria algebrica è categorica. Quello non è stata la terminologia che Steinitz ha usato, ma più precisamente egli dimostrò che ogni coppia di corpi algebricamente chiusi con stessa caratteristica e la stessa cardinalità devono essere isomorfi. Allora, ci sono due invarianti, caratteristica e cardinalità, ho sbagliato qui, questo è vero, ma soltanto oltre alle zero. Allora, negli anni 20 e 30, Gödel, Carnap, Gödel hanno studiato i risultati ben noti della completezza delle strutture fisse. E la completezza, quando si passa alle classi di strutture, c'è il teorema di completezza e c'è il teorema di incompletezza. Incompletezza va adatto a strutture fisiche, i naturali, per esempio. Quando si passa una classe di strutture, si può ottenere completezza e si abbandona allora l'idea di struttura fissa. Allora la categoricità è emersa, la categoricità è il risultato di Steinitz, che è qui con stessa cardinalità non numerabile, è emersa come una versione di completezza peculiare e molto speciale che è stata studiata nella prima metà del XX secolo molto. Allora, a metà degli anni 50, basandosi su molte altre osservazioni, Wash congetturò che ogni teoria del primo ordine in un vocabolario numerabile ha soltanto quattro tipi di spettro di categoricità. Allora, il vuoto è una possibilità, non è categorica in nessun cardinale infinito, soltanto alle zero, è l'esempio irrazionali con il loro ordine naturale, è un esempio, per Cantor sono categorici ma soltanto in alle zero. La dimostrazione di Cantor non funziona oltre alle zero. Poi, per tutti quei che sono in su di alle zero, tutti quei cardinali che sono non numerabili, ad esempio Steinitz, la geometria algebrica o la teoria dei corpi algebricamente chiusi, con caratteristica fissa, e poi tutti i cardinali infiniti. E non c'è niente altro. Allora, mi dispiace, Andres. Sì. Andres,
Per sì? Qualche istante non si è sentito nulla. Ah, oh, per adesso si sente? Sì, sì, adesso si sente, però la parte quando dicevi i quattro tipi di spettro non si è sentito. O almeno io non ho sentito. Grazie, 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 grazie. I quattro tipi di spettri sono il vuoto, quando non c'è categoricità in nessun cardinale infinito, soltanto alle zero, è il caso dei razionali, per esempio, per la prova di Cantor, la dimostrazione di Cantor, tutti quei cardinali che non sono numerabili, come in Steinitz, per la geometria algebrica, e poi tutti i cardinali infiniti, come per esempio la teoria triviale degli insiemi infiniti. Sentiti adesso? Puoi confermare, Matteo? Sì, sì, tutto bene. Va bene. Allora, forse Walsh aveva fatto questa osservazione, forse, ma lui ha congetturato che c'era qualcosa di molto strutturale che accadeva qui. Allora, questo è in principio lontano della teoria degli insiemi, ma la dimostrazione che è venuta nella decada degli anni 60 ci ha mostrato che veramente c'è qualcosa di molto strutturale e con connessioni con teoria degli insiemi quando tentarono di estendere questa dimostrazione. Allora la congettura di Walsh è diventata la congettura di Shelah, che è un test problem, non so come si dice in italiano, un problema test centrale per un'ampia parte della teoria dei modelli fin dagli anni 90, siamo 30 anni dopo, trovare versioni del teorema di Morley e del teorema di trasferimento di categoricità di Shelah, che è stato il teorema di Morley originali, ma per contesti più ampi. Ad esempio, le classi elementari astratte, le definirò in un istante, possiamo vederle come estensioni definite semanticamente dalla teoria dei modelli, per esempio, la logica infinitaria e le lambda plus omega di un quantificatore. Sono estensioni che vedremo in un attimo. Allora, la congettura grande di Shelah che muove molte cose e che ha connessioni con la teoria degli insiemi è questa. Per ogni cardinale lambda esiste un altro cardinale, mu lambda, tale che se sì è un enunciato della logica, la congettura è stata data originalmente per la logica L omega 1 omega, che soddisfa un teorema di Leeuwenheim-Scholem verso il basso fino a lambda, e se anche è categorica in qualche cardinale oltre mu lambda, allora è categorica in tutti i cardinali oltre mu lambda. È lo stesso fenomeno che vedevamo prima, quando in primo ordine una teoria numerabile è categorica in un cardinale non numerabile, allora è categorica in tutti i cardinali non numerabili. E la congettura è stata lo stesso fenomeno accade anche per la logica L omega 1 omega, ma forse no, la divisione non è fra numerabile e non numerabile, ma c'è un mu lambda che è un po' come Aleph 1 per il caso della logica del primo ordine. E questa è stata una congettura. È interessante che la prima logica veramente importante oltre primo ordine L omega 1 omega, la congettura è stata formulata per quella logica originalmente, ma la congettura, vi dico, è ancora aperta in questa forma. E la congettura ha qualche connessione con la teoria degli insiemi che vedremo in un istante. Qui sono allora le classi elementari astratte. Le classi elementari astratte sono venute dopo quella congettura. E ci sono adesso molte ragioni per studiare quelle classi elementari astratte, ma qui c'è la definizione e l'idea è studiare classi di modelli che vengono definite in una con proprietà più puramente semantiche, non con una logica, ma con proprietà
di riflessione, sono veramente proprietà come i modelli grandi riflettano proprietà, o i modelli piccoli riflettano proprietà di modelli più grandi. C'è forse un'idea di passare oltre la logica e passare oltre gli argomenti classici di compattezza e vedere veramente la riflessione come la vera compattezza. E quello è un tema che esiste anche nella teoria degli insiemi, dei grandi cardinali. Ma passiamo adesso a una piccola descrizione delle classi elementari astratte. È una classe di tau strutture, tutte nello stesso vocabolario tau, e c'è una relazione binaria. E la relazione binaria ci vuole vederla, è importante vederla un po' come una generalizzazione della sottostruttura elementare che veniva dal primo ordine. Ma qui elementare non è più come in primo ordine, qualcosa che definiamo con le formule, ma diciamo direttamente cosa vogliamo dell'idea di essere elementarmente una sottostruttura di un'altra struttura. Allora, è un sistema di strutture e vogliamo allora che la classe e la relazione siano chiuse per isomorfismo. Anche vogliamo che sia un raffinamento di essere sottostruttura nel senso normale. E dovrebbe essere un ordine parziale, perché la transitività è importante, se qualcosa è una sottostruttura elementare di un'altra, e poi un'altra, la prima dovrebbe essere anche una sottostruttura elementare della terza. Poi i tre assiomi che ho scritto qui, Tarski Vot, Loewenheim-Skolem in giù, unioni. Sì? Ascoltate? Non si ascolta? Sì, tutto a posto, scusami, è che non avevo disattivato l'audio. Ah, va bene, sì. Allora, quei tre assiomi delle classi elementari astratte sono quei che veramente danno a loro la loro forza. C'è un invariante di Tarski-Vot che funziona un po' come il teorema di Tarski-Vot. C'è un teorema di Tarski-Vot, non un invariante, ma un teorema di Tarski-Vot che è una proprietà di coerenza. Dice che quando due modelli M e N, l'uno un sottomodello dell'altro, sono entrambi due sottomodelli elementari di un terzo, allora sono anche elementari il piccolo del grande. È un po' l'idea, se hanno le stesse proprietà, quello può passare per un modello più grande. Allora c'è un invariante di Loewenheim-Skolem, il K, il numero di Loewenheim-Skolem della classe, e poi c'è una proprietà di chiusura fra unioni di catene, un'unione di una catena elementare, nel nuovo senso, in K, appartiene a K, e una estensione forte di tutti i modelli della catena risulta essere anche l'estremo superiore della catena. Tutto questo per dire che c'è qualche continuità che normalmente è qualcosa che proviamo nella teoria dei modelli normali, nel primo ordine, ma qui diciamo che è quello che vogliamo. E è interessante che soltanto queste tre proprietà strutturali servono a ottenere tanta teoria dei modelli, nel senso di quella mappa dell'universo che ho già mostrato prima. Allora, nella teoria dei modelli, in primo ordine, i tipi sono insiemi di formule e sono forse gli invarianti veramente importanti per la teoria dei modelli. Qui i tipi, li chiamiamo tipi di Galois. Se ricordate la vostra teoria di Galois, sarà forse un po' più chiaro cosa accade qui. Perché la corretta nozione di tipo in una AEC, Abstract Elementary Class, classe elementare astratta, con la proprietà... Allora, ho aggiunto due proprietà che non erano all'inizio,
ma questo fa, questo rende più facile la descrizione dei tipi. Allora c'è anche la proprietà di amalgamazione, non la definisco adesso, il joint embedding, la proprietà delle immersioni congiunte, che non ha modelli massimali, allora tre proprietà addizionali, e come in questo disegno qui, c'è un grande modello mostro per la proprietà, per le proprietà, le tre proprietà AP, JEP e NMM, è possibile la costruzione di un monster model, un modello mostro che è un modello universale, un modello omogeneo C nella classe. Esiste nella classe un grande modello dove tutte le costruzioni si possono studiare, se volete, un po' come nel primo ordine. Poi definiamo che il tipo di Galois di A e il tipo di Galois di B sopra M su M sono gli stessi, sono uguali se e soltanto se esiste un automorfismo di quel modello mostro che fissa M puntualmente, tale che F di A e B. Allora A è veramente A e B sono correlati fra un automorfismo del grande modello del mostro che fissa puntualmente M. Quello vuol dire che A e B hanno le stesse proprietà, almeno quelle proprietà che possiamo vedere da M. E poi dichiariamo, anche sotto l'ipotesi aggiuntive AP, JEP, NMM, che i tipi di Galois su M sono le orbite dell'azione del gruppo di automorfismi di C che fissano puntualmente M. Quei sono i tipi di Galois. È tutto. Quindi se allora, capisco bene, tu vuoi, anche la tua notazione suggerisce che c'è un'esatta analogia con la situazione dei complessi e M potrebbero essere irrazionali? Questo sarebbero la trascendenza, sì. Tipico lo stesso grado di trascendenza sui razionali o algebricità sui razionali. Sì. Qual è veramente l'idea? È interessante che questo generalizza la nozione sintattica di tipo, la nozione normale che si adopera in teorie e in logica del primo ordine, ma qui, secondo me, è una proprietà forse anche più essenziale dei tipi. Allora, è un esercizio dimostrare che questo generalizza la nozione sintattica di tipo, e inoltre possiamo notare che esiste una nozione di tipo di Galois in situazioni molto più generali che non hanno le tre proprietà speciali che ho aggiunto qui, ma allora la descrizione diventa un po' meno chiara che questa. Allora, adesso vogliamo usare quelle tre proprietà. Voglio anche aggiungere che molte situazioni matematiche che non sono assiomatizzabili nel primo ordine, c'è una descrizione in classi elementari astratte che hanno inoltre le tre proprietà addizionali. Allora questa situazione è veramente utile, non sempre, ma quasi sempre. Allora la congettura di categoricità di Scheler è diventata questo. Un problema centrale nella teoria dei modelli delle classi elementari astratte è diventato versioni del teorema di Morley, o la congettura di Walsh, per le classi elementari astratte. Trasferire la categoricità specialmente in su, trasferire di un cardinale a cardinali oltre quel cardinale. Allora, possiamo vedere gli esempi, le classi elementari astratte sono veramente versioni semantiche di teoria dei modelli, è veramente, la logica sembra essere, la loro logica sembra essere vicina a questo. Non voglio discutere adesso qual è la loro logica, quello è un altro tema che, su cui sto lavorando adesso, ma voglio riformulare adesso, c'è stata la stessa congettura di Scheler, è stata riformulata intorno al 1980 nel nuovo contesto, nel contesto allora nuovo il 1980, e così per ogni lambda esiste un new lambda, tale che se K è una AEC, cui Longham-Scalem number è lambda, è categorica in qualche cardinale oltre mu lambda, allora è categorica anche in tutte le cardinalità oltre mu lambda. È la stessa
è come il teorema di Morley, ma incominciando lo spettro di categoricità a mu, e in mu forse dipende dal lambda, e lambda è il numero di Lorentz-Cohen della classe. Allora è una congettura molto generale, molto più generale della prima, ma come succede in matematica alle volte, anche se è più generale e implicherebbe l'altra congettura, sembra di essere più accessibile. Adesso, 40 anni dopo, 4 decadi, conosciamo molto, molto più su questa congettura che sulla congettura originale. Ci vuole anche aggiungere che le prime due decade, 1980 verso 1995-2000, il progresso è stato molto, molto, molto lento, e poi dopo 1995-2000 fino adesso c'è stata una piccola esplosione di risultati. Allora, qui c'è una piccola cronologia della dimostrazione. Allora, il problema, come ho detto, è aperto per frammenti numerabili di L omega 1 omega, che era il problema originale degli anni 70. La congettura... Forse, Andres, puoi dire qualche parola su cos'è L omega 1 omega, perché non sono sicuro che anche le persone che hanno un po' di background di logica lo sappiano. Sì, esattamente come la logica del primo ordine, con l'eccezione seguente: si possono fare congiunzioni e disgiunzioni numerabili, e quella è tutta la differenza. Allora, per esempio, si possono fare una congiunzione che dice forse che, per esempio, si può dire che la caratteristica di un corpo non è 0, dicendo non è 2, non è 3, non è 5, non è 7, non è nessun primo. Allora, dico, non è nessuno di quei primi, è una grande congiunzione. Non so se questa descrizione un po' rapida è sufficiente, ma ci vuole anche aggiungere che quella logica ha tutta una sua teoria dei modelli che è molto, molto interessante. E posso anche aggiungere che le definizioni normali di enunciato, di formula, anche hanno la loro costruzione induttiva, come nella logica del primo ordine. Allora si può fare ricorsione o induzione sulle formule di L omega 1 omega. E forse la prima logica che è veramente importante, oltre la logica del primo ordine. Non so se questo è sufficiente. Matteo, vuoi aggiungere qualcosa di importante che no, ho dimenticato? No, penso che va benissimo. Allora, la congettura per quella logica è specificamente che quando il numero di Lorentz-Cohen è alle 0, il mu, dove incomincia la categoricità, è bet omega 1. Allora Schellach, Jardine, Grossberg, Vassy hanno molti risultati parziali. In 1985 qualcosa veramente interessante è accaduto. In un primo grandissimo e importantissimo paper di Mackay e di Schellach, loro hanno provato che vale la congettura per classi assiematizzate in LK omega. Allora, ho scritto L omega 1 omega. LK omega è siccome L omega 1 omega, ma adesso le congiunzioni, le disgiunzioni, possono essere molto più grandi, qualsiasi lunghezza, senza arrivare a K. E K è un grande cardinale, che in questo caso era fortemente compatto, un grande cardinale grandissimo, se volete. Ma con questa ipotesi molto forte dell'esistenza di un grande cardinale fortemente compatto, loro hanno potuto dare la prima dimostrazione della congettura per classi come quelle che volevano. È molto più difficile per LK omega che per LM, no, per L omega 1 omega che per LK omega, perché qui la proprietà di grandi cardinali aiuta molto nella dimostrazione della congettura. E quello che allora pareva essere un problema era come facciamo per scendere
nelle ipotesi di grandi cardinali. Coleman e Scheler circa 90 hanno dimostrato la categoricità all'ingiù. Allora, se si incomincia in un cardinale, si può provare la categoricità sotto quello cardinale per classi schematizzate in K omega, ma adesso K è soltanto misurabile. Misurabile è molto più piccolo, è fortemente compatto in generale. Sappiamo che ci sono modelli dove quei due concetti possono essere essenzialmente lo stesso, ma in generale misurabile è molto più piccolo di fortemente compatto. Allora la situazione migliorava un po'. Salto al 2013, Boni ha dimostrato la consistenza dell'intera congettura, ma la congettura per le classi elementari astratte, la seconda congettura, ma sotto ipotesi dell'esistenza di una classe propria di cardinali fortemente compatti. Allora, anche una volta i fortemente compatti, dare una definizione in un istante per ricordare, che è, descriverò una dimostrazione. Allora, ci sono qualche risultati addizionali di base, c'è qualche risultato addizionale più recente che dà, per esempio, Fortin per AC, ma questo non è tanto centrale per noi. Allora, qualcosa di interessante è accaduto intorno all'anno 2000, in tutta questa storia, che ha la connessione più... una connessione molto interessante con i grandi cardinali. Allora, una proprietà chiamata tameness, docilità, l'ho tradotta all'italiano così, non so se la mia traduzione è vera, ma in spagnolo diciamo docilidad, che è quasi la stessa parola di docilità. Allora, diciamo adesso, oggi, docilità, se trovate che c'è una migliore traduzione di tameness, per favore dirmi dopo. Allora, docilità venne isolata da loro. Allora, se si prende K, una AEC, con le tre proprietà addizionali, allora, se K è chi docile e lambda più categorica per qualche lambda, oltre questa somma di cardinali, anche K deve essere mu categorica per tutti i cardinali oltre lambda. Allora, c'è trasferimento di categoricità, ma c'è un'ipotesi addizionale. E la loro dimostrazione è stata fondata su una dimostrazione precedente di trasferimento all'ingiù di categoricità, che era da Scheler. Grossberg e Van Dieren hanno veramente aggiunto un elemento cruciale isolando la nozione di docilità, che in inglese è tameness, che era sotterrata, non so se la parola è corretta, nella dimostrazione di trasferimento all'ingiù da Scheler. Allora, estrarre la nozione ha permesso a Grossberg e Van Dieren anche di dimostrare una cosa nuova, la categoricità verso l'alto, non soltanto all'ingiù, ma anche verso l'alto. E quello è stato interessante, perché cosa è questa lucidità, veramente? Voglio dare la descrizione a chi. È una proprietà di localizzare la differenza tra tipi, una proprietà di compattezza, se volete, ma compattezza non per teorie, come vediamo nella logica del primo ordine, ma compattezza per tipi di Galois. E cosa vuol dire questo? Adesso penso, e forse Fernando ci dirà qualcosa, che questa compattezza per tipi di Galois è un'idea matematica più generale di quello che vediamo adesso qui. Ma l'idea è localizzare le condizioni di estendere una funzione. Ricordate che i tipi di Galois venivano dati per un automorfismo che fissi un modello M in una classe elementare astratta fino a ottenere una immersione. Allora, in questo disegno qui abbiamo il mostro C, un modello M, poi due punti, A e B. E incominciamo con le loro orbite quando fissiamo M. E pensiamo che sono diverse. Allora, A e B, non hanno lo stesso tipo di Galois, perché l'orbita di A e l'orbita di B sono differenti, non sono la stessa orbita. Ma si può pensare
cosa accade se invece di pensare a M, pensate a un piccolo sottomodello elementare come M0 di M. Allora, se c'è un automorfismo di C che fissa M, ma lui anche fissa M0, 0, ma il contrario non necessariamente succede, si può fissare M0 senza necessariamente fissare tutto M puntualmente. Allora, se paragonate gli automorfismi che fissano M a quei che fissano M0, potrebbe accadere che c'è un automorfismo che fissa soltanto M0 e che l'immagine di A sotto cui quel automorfismo sarebbe B. Quello si può anche pensare un po' come to blur, e non so come si dice in italiano, blur, ma fare meno chiara forse le orbite. E potrebbe accadere che quando si blur le due orbite diventano una sola orbita. È quello che accadrebbe se, se si possono aggiungere automorfismi che adesso fissano soltanto M0. E questa è l'idea. L'idea è, vogliamo studiare automorfismi e la tameness, la docilità e la proprietà che dice che quello non può accadere. Se non esiste immersione F che fissa M e invia qualche A sopra B, allora abbiamo, questa è la definizione, che i due tipi di Galois non sono gli stessi, e vogliamo localizzare questa richiesta per controllare che esiste un sottomodello M0, tale che la differenza è anche visibile dai sottomodelli, e non ho aggiunto un'informazione che è cruciale, e dire voglio anche che i sottomodelli M0 siano più piccoli di M. Allora, sì, ho messo qui una cosa importante, che è parlare delle cardinalità, dei cardinali di M e M0. Allora, la docilità è un'informazione che dice la differenza fra tipi non dipende veramente dalla cardinalità del loro del modello su cui quello che chiamiamo i domini dei tipi. Allora, quella è la descrizione. Non so se volete chiedere qualcosa su questa, perché è su questo che adesso parleremo. Non so se volete chiedere una chiarificazione, o se c'è qualcosa che volete sapere inoltre a questo. Ma la cardinalità di M0 è sotto il numero di Skolem della classe elementare? Sì, ma si può anche o solo chiedere sotto la cardinalità di M? Normalmente si pensa al numero di Skolem un po' come l'inizio dei modelli rilevanti. Allora, la classe può forse avere modelli più piccoli del Lohengrin-Skolem, ma la teoria dei modelli lì non può veramente dire nulla. Allora pensiamo che la cardinalità dei modelli si può aggiungere senza perdere di generalità, che tutti i modelli sono della cardinalità del Lohengrin-Skolem o oltre la cardinalità del Lohengrin-Skolem, che non ci sono modelli più piccolo di quello. Allora qui il paragone è fra la cardinalità di M, che può essere qualsiasi cosa in principio, e cardinalità più strettamente più piccole di quella di M. Questa è l'idea. Ho smesso di aggiungere l'informazione cruciale sulla cardinalità qui, ma la dico adesso. Stiamo paragonando orbite sopra modelli o fissando modelli di cardinalità K e cardinalità più piccola di K. È quello che vogliamo pensare adesso. Scusate che ho dimenticato qui di aggiungere quella informazione cruciale. E grazie per la tua domanda, Matteo. Allora, Boni ha aperto
del 2013, una strada nuova per capire la congettura, perché non concentrarsi sull'impatto dei grandi cardinali sulla docilità, o forse su nozioni correlate, ma oggi parleremo soltanto della docilità. E approvato questo teorema, se K è fortemente compatto, e la classe K, in italiano si dice anche K per la lettera latina, italiana, è essenzialmente sotto il greco K, parlerò di questo in un istante, ma quello vuol dire che il Leuwenhoek scoring della classe è sotto K, ovvero c'è una seconda possibilità che la classe è assiomatizzabile per qualche LK omega enunciato. Allora, in questa situazione dove la classe è essenzialmente sotto K, vuol dire che l'informazione cruciale per la classe è essenzialmente più piccola di K, e K è quel cardinale fortemente compatto, allora sempre accade che K, la classe, è docile, e quei due cardinali sono esattamente quello che vedevamo qui quando paragonavamo le cardinalità di M e M0. M è K, M0 è più piccolo di K, minore di K. Allora, è una dimostrazione che è piuttosto diretta, e la descriverò qui in un istante, è piuttosto diretta data la forza dell'ipotesi. Bogni e Unger hanno dimostrato che c'è anche l'altra direzione, sotto l'inaccessibilità forte di K, la minore di K, K docilità di tutte le quasi elementari stati, quasi implica la compattezza forte di K. Allora si può anche ottenere la compattezza forte o la proprietà di grande cardinalità dalla docilità. Il quasi qui è subcompact, substrongly compact, ma non voglio entrare in quei dettagli. Quei dettagli non li ho veramente studiati, perché sono molto combinatori, sono molto diversi. Ma questa direzione, come si può dimostrare la docilità con la proprietà dei grandi cardinali, è molto bella, credo, è un'occasione di rivedere qualche proprietà di teoria di insiemi e delle classi elementari astratte. Allora voglio riformulare adesso la dimostrazione di Boni. Questa riformulazione, lui ha scritto in un'altra via, ma un mio studente ha scritto questa riformulazione qualche anno fa. Allora Camilo Rosemena è stato quello studente. Adesso lui sta lavorando in topologia algebrica di basse dimensioni, ha abbandonato questa parte della matematica, ma la sua riformulazione è molto, molto interessante. È stato veramente un lavoro tra noi due. Ma qui c'è una definizione di cardinale fortemente compatto. Allora, è fortemente compatto K, se e soltanto se, per ogni lambda più grande di K, esiste un'immersione elementare J. Si dice J o I lunga, Matteo? Che mi hanno detto che adesso si dice J in italiano. In tutti e due i modi. I lunga, sì, in tutti e due i modi. In tutti e due i modi. Sì, I lunga, V, V, A, M, con punto critico K, ed esiste un insieme, che appartiene a M, che appartiene al modello interno, che soddisfa questa proprietà di copertura, se si può leggere così. Allora, l'immagine diretta del lambda, l'immagine punto per punto del lambda, è inclusa in Y, ma la cardinalità di Y calcolata in M è più piccola di J, di I lunga di K. Allora, questa è la definizione qui nel disegno. Questo qui è il disegno veramente di una definizione che è correlata a questa, che è la proprietà di copertura K lambda.
Allora, sia J di V in M è un'inversione elementare. E diciamo che J soddisfa la proprietà di copertura K lambda se per ogni X qui a sinistra, se per ogni X, tale che la sua cardinalità è più piccola o uguale di lambda, esiste un Y qui a destra in M, in rosso qui, tale che c'è un panino, un sandwich fra l'immagine diretta di X, Y e l'immagine di X, che è normalmente molto più grande dell'immagine diretta punto per punto di X. E quello che accade è quando si calcolano le due immagini, l'immagine diretta e l'altra immagine, quelle due normalmente potrebbero non necessariamente essere direttamente correlate a M, ma c'è fra loro due un Y, la sua cardinalità è più piccola di J di K. Allora questa è la proprietà di copertura che vediamo qui in questa situazione. E possiamo allora ci voglio ricordare che è misurabile, tutto misurabile K soddisfa la proprietà di copertura KK. KKPC è quella che accade per misurabili. E K è lambda fortemente compatto, come in questa definizione che abbiamo visto qui, vuol dire che soddisfa la proprietà di copertura K lambda, la K lambda PC qui. Allora, si vede allora che è più forte normalmente di misurabile, ma questa proprietà di copertura, che forse non è la definizione originale dei fortemente compatti, è quella che vogliamo usare per studiare le classi elementari astratte. La definizione originale è stata data in termini della compattezza della logica che ho menzionata prima, LK omega. Vuol dire soltanto che soddisfa una proprietà di compattezza analoga a quella della logica del primo ordine. Qui non vediamo logiche, non vediamo qui nulla di quello. Quello che accade qui è veramente la proprietà di riflessione adatta ai cardinali fortemente compatti. Ma pensiamo a questo. Cosa vuol dire l'immagine di una AEC sotto J di V in M? Perché una classe elementare o elementare astratta è prima di tutto una classe propria. Allora la sua immagine è qualcosa che è importante capire con certa cura. Pensate a questo, pensate che K è una classe elementare, la classe di tutti i gruppi, per esempio, la classe di tutti i corpi algebricamente chiusi, una classe elementare. Allora, quando passate di un universo V a M, con una immersione elementare, la classe può cambiare. Gli antichi gruppi qui, o corpi algebricamente chiusi, diventano qualcosa di altro lì. Ma se la classe era stata data in una assiumatizzazione del primo ordine, allora quel che fate è interpretare l'assiumatizzazione del primo ordine in M. M è un modello di teoria degli insiemi, allora fa senso. Quello che può accadere è che certi gruppi o certi corpi o certi oggetti qui a sinistra cambiano quando si passa a destra. I gruppi, per esempio, della cardinalità K avranno cardinalità J di K, loro cresceranno. Allora i gruppi possono cambiare, ma c'è anche la classe dei gruppi, e la classe dei gruppi è soltanto la classe, in quel caso sarà la classe dei gruppi interpretata in M. Ci saranno forse qualche nuovi gruppi, forse qualche proprietà dei gruppi possono cambiare un po', dipende tutto. Ma nelle classi elementari astratte è un po' più difficile, perché in principio c'era soltanto quel sistema, quei assiomi che ho descritto qui prima, e non è tanto facile dire cosa è
l'immagine di una classe elementare astratta. Una possibilità è questa. Possiamo usare, c'è un teorema, Presentation Theorem di Schellach, che dice che malgrado che la classe non è data per una semplificazione, è quasi semi-azimatizzabile. In questo senso, ci sono tre cose. Prima, un'estensione del vocabolario originale. Secondo, una teoria in quel vocabolario più ricco, molto più ricco dell'originale. E poi un insieme di tipi, nel senso classico, in quella teoria, tali che la classe si può leggere come quello che si chiama il PC, Projective Class, la classe proiettiva, in questo, che è la classe di tutte le restrizioni di modelli della grande teoria, la teoria nel grande vocabolario, che omettono gamma prima. Allora, una specie di azimatizzazione della classe, e in quel caso allora possiamo definire J di K come la classe interpretazione dell'operazione, la stessa operazione qui, nel modello M. È una possibilità. Ma con le immagini J di tau, J di T prima e J di gamma prima. E per l'elementarità di J, quello sarà anche una abstract elementary class, una classe elementare astratta con numero di Röhm-Skolem che sarà uguale all'immagine del numero di Röhm-Skolem. Allora, la nuova classe può cambiare molto. E vogliamo allora paragonare la classe K e la sua immagine. E la definizione importante qui è J rispetta K. Allora, perché ci sono due cose da paragonare. C'è l'immagine, vogliamo ottenere che l'immagine della classe originale sia una sottoclasse della classe originale e anche che si possano paragonare le due relazioni di essere immerso elementarmente. E la definizione cruciale qui è, diciamo che una J di quelle tra V, v e M rispetta K se valgono queste condizioni. Se prendete un modello in J di K, il vocabolario è cambiato normalmente, allora ci sono nuovi simboli da interpretare, ma se prendete soltanto i simboli vecchi, ottenete un modello nella classe originale. E qualcosa simile accade per l'estensione elementare. Se M e N sono in relazione forte nella nuova classe, le loro restrizioni devono anche essere in relazione forte dell'antica classe. E la terza qui è un poco più per... È importante per qualche applicazione, ma non voglio discuterla adesso. Allora, quando J rispetta la classe originale e la nuova vanno d'accordo in molte delle loro proprietà. È quello che vogliamo studiare. Ci sono due situazioni importanti dalle quali J rispetta K. La prima è quella che abbiamo vissuta nel teorema di Boni, K è data sotto il cardinale K, quando tutta l'informazione è veramente piccola rispetto alla grande, allora calcolare la PC, l'operazione PC di prendere modelli della teoria, del vocabolario, è la stessa, perché in quel caso ho scritto qui, sì, è scritto qui nel disegno, J veramente non fa nulla a questi qui, perché il punto critico di J è K. Allora, siccome tutta l'informazione cruciale per la classe è data sotto K, almeno tau, T' e gamma prima non si muovono con J, e allora la nuova classe sarà differente, ma si può prendere questo come una specie di asimilizzazione della nuova classe. C'è anche il caso quando la classe viene data come i modelli di qualche enunciato in LK omega.
Allora, non abbiamo tanto tempo, voglio scrivere un poco più presto con qualche disegno come otteniamo la docilità. E forse sì, salterò qui, perché questo è un argomento tipico di proprietà e riflessioni, che non è difficile che quando si prende provare che dimostrare che quando si prende una classe elementare astratta, che ha la proprietà di copertura K lambda, e K è un cardinale fortemente compatto che rispetta, e la J rispetta K, allora K è docile fra modelli di cardinalità lambda e modelli di cardinalità più piccolo di K. Ma voglio passare oltre qui, soltanto dire che quello che si fa per ottenere la docilità è applicare proprietà di riflessione che sono molto comuni in cardinali come i fortemente compatti. È una dimostrazione che secondo me è molto bella, ma credo che per questioni di tempo è forse meglio. Se volete, dopo si potrà vedere un po' più di dettagli di quello che accade lì. E chiudo con altre interazioni fra modelli e insiemi, ma incomincio con un aneddoto di Scheler qui. Quando lui ha inviato il primo articolo di proper forcing, di quello che adesso chiamiamo proper forcing, è accaduto questo. Lo leggo in inglese. Oh, I had a very strange referee report on the proper forcing paper. I think Poskovakis was the editor. So he thought Saharon is a model theorist. Well, he knew me. I was even a year in UCLA before, so he sent it to a model theorist. And the problem was in model theory of the form, the consistency of, and the referee report said, well, there is very little model theory. Allora, Scheler ha avuto problemi con il suo primo paper di proper forcing perché il referee non ha veramente capito di quello e ha detto non è teoria dei modelli. Ci sono molti modelli nella definizione di proper forcing, in quella definizione di proper forcing, ma questo aneddoto lo menziono qui perché è un primo punto di interazioni interessanti fra teoria dei modelli e teoria degli insiemi, che è stata molto diversa. Nella teoria degli insiemi, il proper forcing è stato una fase importantissima della seconda generazione, se si può dire così, del forcing. Ma la definizione, o una delle definizioni, è molto modello teorica, è molto più modello teorica di altre definizioni. E certamente la combinatoria è nascosta nella teoria dei modelli. È una delle ragioni della forza del proper forcing. Poi la storia è diventata, come sapete bene qui, molto più interessante, molto più complicata. C'è stato il proper forcing axiom e anche molte generalizzazioni. Qui Matteo è uno di quei che veramente conoscono tutto quello che è accaduto dopo questo, ma il primo momento del proper forcing, questo è accaduto. Questo me l'ha detto Scheler in un'intervista che ho fatto nel 2017 su qualche sviluppi fra teoria dei modelli, un po' teoria degli insiemi anche. Allora, quello è questa situazione dove c'è assolutezza, c'è combinatoria di insiemi, ci sono anche le AEC che abbiamo visto, c'è la logica infinitaria, ci sono molte, molte interazioni fra la teoria dei modelli e la teoria dell'insieme. Voglio soltanto menzionare qualche. Questa qui è interessante perché nel corso abbiamo parlato di MA, l'assioma di Martin, omega 1, e qui c'è un comportamento molto diverso, modello teorico, che dipende dagli assiomi di teoria degli insiemi. Allora, sotto qualcosa che chiamiamo diamante debole, o soltanto dice che 2 alla K,
è più piccolo di 2 alla K più, questa è una conseguenza della GCH, chiaramente, dell'ipotesi del continuo generalizzato, ma è più debole della GCH a K. Allora, c'è un teorema che dice quello. Se prendete sotto questa ipotesi una classe elementare astratta, il cui numero di Lewin-Helms-Cohen è più piccolo o uguale a K, che è categorica in K e che non soddisfa amalgamation property, l'amalgamazione per modelli di cardinalità K, allora avete 3 modelli di cardinalità K che formano un sistema che non si può amalgamare, ma è categorica in K. Allora quel sistema di 3 modelli si può, con quel sistema si può costruire un albero di altezza K più, K plus, e quello dà la massima quantità possibile di modelli non isomorfi di cardinalità K plus. Allora è categorica in K, non è categorica in K plus, e quello che fate è costruire un albero, ma per costruire l'albero non è sufficiente di avere i 3 modelli che danno la prima ramificazione. Per ottenere tutta la ramificazione ci vuole un po' più di combinatoria, e la combinatoria viene data con questa ipotesi di GCH, o il chiamato diamante debole. Allora questo è il lato GCH, se volete. C'è MA omega 1, la somma di Martin a omega 1, e lo sapete, quello è incompatibile con l'ipotesi del continuo, e con questo assioma si può costruire una classe che è assiomatizzabile nella logica L omega 1 omega di Q. Q qui è un quantificatore che dice ci sono non numerabili, c'è una quantità non numerabile di X tali che qualcosa. Allora, è un quantificatore come per ogni, o esiste, ma è un quantificatore che dà una cardinalità e dice che qualcosa non è che i testimoni di qualche formula formano un insieme che non è numerabile. Allora si può costruire una classe che è all'F0 categorica, all'F0 qui è come il K qui su, che non soddisfa AP, o la proprietà di amalgamazione in Aleph 0, ma anche è categorica in Aleph 1, è la minima quantità possibile. Per quei che ricordano qui le costruzioni di Baumgartner, questo è un argomento tipo Baumgartner per ottenere un isomorfismo fra 2 modelli arbitrari di cardinalità Aleph 1. Allora si prendono MN, 2 modelli arbitrari di cardinalità Aleph 1, e si può costruire un isomorfismo fra loro usando un forcing, un ordine parziale, e poi usando l'assioma di Martin a omega 1. Ma quello che è interessante, oltre i dettagli interessantissimi delle 2 costruzioni, è che c'è una proprietà modello teorica. Qualcosa è categorico in una cardinalità, e nello scenario 1 la categoricità è scomparsa nella cardinalità seguente. Non soltanto è scomparsa, ma c'è il numero massimo di modelli. Allora c'è cardinalità in K, non c'è cardinalità in K plus. E qui, nel secondo scenario, nella seconda situazione, quello che accade è classe categorica in Aleph 0 e anche categorica in Aleph 1. E tutto il resto è lo stesso. L'unica differenza è la teoria degli insiemi che accade nelle 2 situazioni. Allora c'è qualcosa che potete chiedere. E questo, la prima cosa è, il primo qui è un teorema per tutte le cardinalità. Il secondo è un esempio per Aleph 0, Aleph 1. Si può
generalizzare questo esempio, si può salire qui nella situazione 2 e ottenere qualcosa di più generale. Quei qui che sanno quanto è difficile di generalizzare l'assioma di Martin di omega 1 o omega 2 con le stesse proprietà, sanno che quello è un problema che non è facile. Dipende inoltre di quale altre proprietà volete mantenere. Questo comportamento dicotomico forse non esiste oltre certe cardinalità. Si crede che oltre Alef Omega o Bet Omega questi esempi non possono più esistere, ma c'è qualcosa che è interessante e che forse anche correlata a problemi più recenti della teoria degli insiemi. Ho menzionato Baumgartner, lui ha dimostrato, usando non MA Omega 1, ma il proprio forcing axiom, che due ordini che sono alle 1 densi dei reali devono essere isomorfi, generalizzando l'idea di Cantor, ma usando molto più. Ma fare lo stesso non per Aleph 1 dense, ma per Aleph 2 dense, per Aleph 2 densi, è un problema. È tutto un problema che non voglio dire più adesso. Con Aspero abbiamo l'esistenza di una AC debole, categorica in Aleph 1 e in Aleph 2, in cui non vale AP i modelli di cardinalità Aleph 1, ma è consistente con questa teoria degli insiemi. Qui è veramente un'iterazione di forcing di lunghezza omega 3 e risoluzioni di modelli. Non voglio dire più, ma se volete chiedere qualcosa. Anche, e qui menziono due cose addizionali, far collassare grandi cardinali mantenendo alcune delle loro proprietà ha una lunga storia di risultati interessanti che conoscete alcuni di voi molto bene. Per esempio, Mitchell, molti anni fa, credo negli anni 70, ha fatto collassare cardinali debolmente compatti fino a Aleph 2. Allora si è distrutta la loro compattezza debole quando si collassano a Aleph 2. E Aleph 2 non è debolmente compatto, ma si fa collassare la compattezza debole, ma si mantiene la proprietà dell'albero. È interessante, si cancella la proprietà originale, ma non si cancella completamente, si mantiene la proprietà dell'albero. Questo è stato poi generalizzato facendo collassare molto di più per ottenere la proprietà dell'albero, per esempio in tutti gli Aleph N per N almeno 2, o in Aleph Omega plus 1, e qui sono lavori di Magidor, Cummings, Niemann, Fontanella. Questa è pura teoria degli insiemi, non c'è teoria dei modelli qui, ma la proprietà dell'albero è una proprietà che in Aleph 0 è quasi esattamente la compattezza. Vuol dire che se avete un albero a ramificazione finita, ma l'albero è infinito, allora ci deve essere un ramo infinito dell'albero, necessariamente. Quella proprietà di Koenig, classica, molto bella per Aleph 0, non può valere in Aleph 1, è impossibile, ma per Aleph 2, Aleph 3, eccetera, la consistenza si ottiene per metodi che normalmente vengono di grandi cardinali. Ma ci vuole ricordare che la proprietà dell'albero è una proprietà modello teorica, anche è insiemistica, ma è anche modello teorica perché la compattezza è modello teorica. E qui abbiamo visto anche la lucidità come un altro tipo di compattezza. Allora, menziono anche qui questo qui per le proprietà forti o super dell'albero: la forza di consistenza sarebbe prossimo a un cardinale fortemente compatto, super compatto. Ci sono lavori di Weiss, di Viari, Tanella, Magdor, anche molti, ma menziono tutto questo perché la proprietà dell'albero in generale sembra essere molto adatta a possibilità
modello teoriche. Allora dico qui, queste sono versioni di proprietà generali di riflessioni o compattezza generalizzata. Anche la lucidità, che abbiamo visto, è una proprietà generalizzata di compattezza diversa per i tipi di Galois. Si può chiedere, il collasso diretto di, per esempio, un cardinale fortemente compatto K, dove già sappiamo che c'è certa lucidità, il teorema dei Boni, a Aleph 2, se quello darebbe qualche docilità per Aleph 2, ma quello non funziona. Ma non dico qui perché, ma ci vuole anche chiedere se presentano una docilità residua, un residuo di docilità. Quelle sono anche domande aperte. Ma tuttavia, adattare il collasso di Levi o l'iterazione di Easton o le costruzioni più sofisticate menzionate non può dare la piena lucidità, risulta soltanto quella residuale, che è quella lucidità residuale di che serve in teoria dei modelli e lavoro adesso che si sta facendo. Allora chiudo qui, grazie molto, voglio ringraziare anche specialmente tre studentesse, Beatrice De Gasperi, Miriam Marzaioli e Chiara Romano, per tutti i loro suggerimenti linguistici, perché la prima versione di questo aveva molti errori o usi dell'italiano che non erano corretti. Scusate tutti i miei sbagli nell'uso della lingua, ma questa è la prima volta che parlo in italiano in pubblico online. Allora, grazie tanto. Se volete chiedere qualcosa, tutto aperto adesso. Grazie mille, Andres. Grazie. Se volete... Ci puoi dare le slide dopo, così ci possiamo guardare la dimostrazione che hai scritto e che non ci hai mostrato? Sì. Possiamo vederle anche, forse cambiare cose, perché ci sono anche cose che si possono dire. Ma sì, ti posso inviare gli slide, anche posso mettere gli slide dell'informazione del corso, se volete vedere questa dimostrazione. Sarebbe. Ma forse, sì, c'è... Non so come vedere chi vuole chiedere. Fernando. Sì, Fernando vuole chiedere qualcosa. Fernando? Sì, grazie Andres per questa bellissima conferenza e per la tua prima esperienza in italiano, bellissima. E volevo fare un piccolo commento sulla costruzione delle mappe tra connessioni tra insiemi e modelli. Prima di tutto vedevo che c'era questo controllo dimensionale combinatorio dei tipi di Galois che finalmente legato a una proprietà di localizzazione. Poi c'era un controllo dei limiti dei modelli che è una proprietà legata alla continuità. Forse vedevo anche un controllo delle iniezioni elementari che è legato a una proprietà di riflessione. Dunque, se prendiamo queste tre proprietà in astratto, localizzazione, continuità e riflessioni, immediatamente mi viene alla mente una superficie di Riemann. Dunque, sembra molto naturale nella costruzione metodologica delle mappe che ci fossero delle superfici di Riemann, non soltanto delle superfici bidimensionali come quella di Conant, o le usuali superfici che si vedono sull'insieme, sul modello di von Neumann, ma forse ci dovrebbero essere degli strati e dei fogli nei quali i grandi cardinali, in un senso, sono le stesure per i diversi fogli. In un piano hai una collezione dei modelli e poi vai sui punti di ramificazione di quel piano e passi a un altro foglio in cui
il grande cardinale ha una influenza importante. Dunque, questo è un puro suggerimento metaforico che forse per fare delle mappe più fine di connessione tra insiemi e modelli potessimo utilizzare le superfici di Riemann in questa costruzione. È veramente è un suggerimento molto interessante, perché le tre proprietà originali che hai menzionate, che erano riflessione, localizzazione, ho dimenticato, localizzazione, sì, e continuità. Continuità. È vero che non ho menzionato molto qui la continuità, perché la continuità era soltanto nell'assioma 5 delle classi elementari estratte, le unioni di catene. Ho soltanto detto molto presto che c'era continuità qui, ma la continuità è centrale, assolutamente centrale in tutte le costruzioni, in tutti i dettagli, nelle classi elementari estratte. È centrale prima di tutto per il presentation theorem, per il teorema di presentazione di Schellach, assolutamente. Tutto impegno di assiematizzare, ci sono impegni molto più nuovi, come quello che abbiamo fatto con Schellach recentemente, di dare assiematizzazioni delle classi elementari estratte. In tutti quei impegni la continuità è assolutamente centrale, e sembra molto difficile di oltrepassare. Ci sono situazioni, le situazioni metriche, dove la continuità delle classi elementari estratte in questo senso ha problemi, ma è vero che è centrale. Le due altre proprietà, localizzazione e riflessione. Sulla riflessione e la compattezza c'è stato moltissimo scritto recentemente, anche so che questo Matteo ha anche dato una visione interessante di quelle proprietà. Ho anche menzionato qui gli assiomi di massimalità, il proprio forcing axiom, e anche assiomi che Matteo ha studiato molto in forcing theory, in termini di teoria del forcing, sono anche forse collegati a questo. Mi piace moltissimo l'idea di pensare questo, almeno metaforicamente per ora, ma non si sa. Io credo che quelle metafore sono importanti e forse possono diventare matematica in un certo senso che non conosciamo adesso, fino adesso. Pensare come metasuperficie di Riemann in qualche senso che non conosciamo. Grazie tanto, è veramente fortissimo questo. Ho qualcosa che volevo chiedere a Matteo. Matteo è qui, c'è anche Luca, ma il lavoro di Luca è più difficile per me di collegare questi temi. Allora, Matteo ha parlato qui nel seminario di Bogotà, per esempio, il model companion della teoria degli insiemi. E l'idea di model companion viene chiaramente del forcing modello teorico, viene chiaramente correlata anche. E quello sarebbe anche stato una relazione molto interessante fra teoria dei modelli e teoria degli insiemi, ma non è il mio lavoro, è qualcosa che conoscono Matteo e anche, non so, chi conosce, ma se vuoi dire qualcosa su questo, Matteo, è un altro tipo di connessione, ma voi vedi? Magari in un'altra occasione, adesso mi sembra che gli studenti li abbiamo già caricati, così, quindi... Vero, sì. Certamente sì. Con te volentierissimo e con chi vuole volentierissimo, ma non voglio adesso
Sì, è vero. Ma insomma, forse per gli studenti... Dare ulteriore materiale di elaborazione agli studenti, mi sembra che tu gliene hai dato già molto ottimo su cui lavorare. Va bene, sì, è vero. Soltanto volevo menzionare quelle ulteriori connessioni tra teoria dei modelli e teoria degli insiemi, dove l'idea è forse usare idee che vengono dalla teoria dei modelli per capire meglio qualche situazione nella teoria degli insiemi. Qui oggi ho parlato un po' più nell'altra direzione, capire meglio certe situazioni nella teoria dei modelli, usando un po' di idee della teoria degli insiemi. Per gli studenti, allora, soltanto voglio dire qualcosa in conclusione. Ci sono molte proprietà classiche, alcune DL, anche proprietà nuove o più nuove, in un certo senso, nelle cui è interessante di sapere qualcosa dell'altro lato. Se voi fate la teoria dei modelli per il vostro lavoro, è sempre interessante imparare molto più teoria degli insiemi che quello che normalmente si fa, e anche nell'altro senso, se voi fate la teoria degli insiemi, imparare un po' di più di teoria dei modelli può dare non soltanto problemi interessanti, ma strumenti per pensare situazioni o per riformulare situazioni o per paragonare situazioni che vengono dai due lati. Storicamente le due discipline sono nate non allo stesso tempo, ma hanno avuto un po' come quei alberi che si intrecciano tra i due, così. Hanno avuto uno sviluppo alle volte molto parallelo, alle volte molto staccato l'uno dall'altro, ma è sempre interessante di vedere all'altro lato. Allora, questo spero che sia un'invitazione a studiare un po' dei due lati, delle due discipline. Grazie tanto. Se avete qualcosa di altro che volete chiedere, aperto qui. Gli studenti. O se volete aggiungere qualcosa, un commentario, per commentare qualcosa. Spero di non avervi, non so come dire in italiano, overwhelmed con troppa informazione, spero. Io credo che andasse benissimo perché non è richiesto assorbirle tutte, quindi l'importante è incominciare a incontrarle per chi vuole approfondire. Sì, è vero, è vero. Allora, grazie tanto a tutti qui, che siete venuti qui, grazie anche alle studentesse che mi hanno aiutato a scrivere un po' meglio queste slides, queste trasparenze, si dice in italiano forse, e grazie a Luca, a Matteo di Torino per essere venuti qui e a Fernando, il mio collega qui a Bogotà, per essere anche venuti e a tutti. Grazie a tutti gli studenti, también, grazie agli studenti di Torino e di Bogotà. Grazie a te. Grazie, arrivederci, ciao. Ciao, arrivederci.